Allora, la Libertas Boxing Club deriva dalla pugilistica Libertas, la palestra dove io ho fatto il pugile dilettante per 10 anni con il maestro Riccardo Para e il presidente Canini Guerrino. Ha voluto rendere omaggio a questa gloriosa palestra con, riprendendo un po' il nome per continuare un po' la tradizione di questa palestra gloriosa, insomma. E l'ho voluto chiamare Libertas appunto perché siamo qua, io sono qua grazie alla Libertas, perché dove ho imparato la boxe, dove mi sono appassionato al pugilato, è per questo, insomma. Dilettante, ho fatto 50 match con la pugilistica Libertas, con Riccardo Parra. Poi, quando è stato il momento di passare a professionista, la palestra purtroppo ha chiuso per problemi finanziari e quindi sono rimasto senza palestra. E da quel momento abbiamo aspettato un po' di tempo e poi sono passato a professionista. Con l'Italica Box ho fatto il debutto da professionista a Cesenatico. C'era anche Matteo Cignani e altri pugili professionisti. E poi da lì ho incontrato la Valconca e con il maestro Rico e ho fatto professionista da Rico per 5 anni. Ho fatto 11 match da professionista. 11 match da imbattuto e chiuso in bellezza, conquistando appunto il titolo. Mi vuoi raccontare quella serata, le emozioni, i sentimenti che hai provato quella serata? Sapevi già che poi dopo sarebbe stato l'ultimo match oppure racconta? Penso che sia stato uno dei giorni più belli della mia vita, sicuramente, dove è stato come laurearsi all'università, insomma, è stato il top del mio percorso pugilistico. E sì, 11 match imbattuto, non ho mai perso e quella è stata la ciliegina sulla torta. Ho deciso di fermarmi, non ne avevo già deciso, lo deciderò in seguito. Perché le motivazioni sono tante, però ho voluto finire in bellezza, perché quando io penso alla box, quando penso al pugilato, penso a quel momento in cui ho alzato la cintura e è un bellissimo ricordo della box, e quindi anche per quello che poi ho continuato il percorso nell'insegnamento.